sono è lui l'ispiratore e ha come finalità l'amore di Dio, il fondo dell'amore, perché nel sostenere i seminaristi di formazione per sacerdozio che comincia da piccoli passi e grazie a Dio sta andando da piccoli passi, è sempre per diffondere l'amore, per farlo conoscere attraverso la missione del sacerdote, la missione di propagare, di fare capire, di fare comprendere le meraviglie dell'amore di Dio. E quindi è una gioia piena per questo progetto, perché 10 anni non sono pochi, non sono nemmeno tanti, però sono delle mani di Dio, quindi raggiungerà, fortificando sempre di più Antonella e tutte le persone che hanno aderito per sostenere questo progetto con la preghiera d'oggi, la preghiera della Chiesa, la preghiera di quelli che come me, come Peter e come tanti altri abbiamo avuto questo aiuto economico, spirituale, materiale per camminare in questo dialogo. E oggi siamo qui per camminare insieme le opere meravigliose di Dio. Visto che hanno veramente grazie a Dio che è attore di questo progetto, che continui a farci capire noi stessi quanto è grande il suo amore per noi. E questa è la cosa importante, fare esperienza noi stessi, dire di questo amore, per continuare poi a essere uno strumento. E siccome parliamo sempre di questo amore, vogliamo anche chiedere perdono a Dio per le nostre mancanze, per tutti i nostri peccati. Signore, che sei la bellezza di verità e di grazia, abbi pietà di noi. Cristo, che hai scelto di essere povero per arricchirci, abbi pietà di noi. Signore, che sei venuta a fare di noi il tuo popolo santo, abbi pietà di noi. Dio impotente, abbi misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati.
ispirata da Dio, è anche utile per insegnare,
convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno. Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Parola di Dio. Soprattutto con la stessa, questa legge, la luna, lo presenta come un uomo di Dio.
cosa che ci sta dicendo è che la preghiera è necessaria, non è una cosa di un contadino che posso fare o non fare. Credete che la cosa diceva che la preghiera è indispensabile, persino a fare una malaria, così come abbiamo dell'aria, il nostro corpo è respirato, è il movimento.
Dio mi dà
abbiamo tanto da portare avanti, abbiamo tanto da ringraziare. E allora lasciamo per grazie. Chiediamo questo, questa celebrazione di questi 10 anni con il lavoro che non è mai questa energia, questa forza. E anche nel momento stesso, puntare molto sulla fede. Perché l'aiuto che si dà a questi ragazzi senza la crescita del seminario è una parte. C'è bisogno di tanta fede. E Gesù ce l'ha aiutato a fare. Pregare, per essere volati, abbiamo bisogno di lottare.
E lasciate che essa orienti la nostra vita.
La stola è il simbolo della potestà spirituale del sacerdote che ci accoglie nel tuo abbraccio amoroso e ci restituisce la dignità dei figli e di fratelli e di sorelle nella comunità. Ti ringraziamo, Signore, per il sacramento della riconciliazione che ci avvicina di nuovo a te, Dio buono e misericordioso. Ti offriamo poi questo cestino di liberi, segno della nostra carità. Apri sempre i nostri occhi e il nostro cuore alle necessità dei nostri fratelli bisognosi. Grazie.
nome del suo Spirito, che stanno visitando le donne che tu offrirai, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mandatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie per la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Tutti i tuoi figli ovunque dispersi, ancora nel potere.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la verità dei figli, diciamo insieme.
nei cari benefattori. Siamo qui riuniti per festeggiare il 10° anniversario del nostro progetto d'amore. Siamo giunti a questo traguardo grazie a voi, ed è merito vostro, perché siete stati sempre puntuali e preziosi nel vostro impegno, sostenendo i giovani seminaristi spiritualmente ed economicamente nel loro cammino vocazionale. Voi siete le persone più importanti di questo progetto, perché con il vostro aiuto arricchite la Chiesa di Dio e tutti i suoi fedeli. Infatti abbiamo già 28 sacerdoti che lavorano nei loro paesi con impegni di responsabilità e pregano per tutti noi benefattori. Quello che sto per dirvi è veramente accaduto. Avevo un grande desiderio di lasciare a tutti voi benefattori un ricordo per questo 10° anniversario, ma non so perché non ho dato ascolto a questa mia iniziativa. Ma il giorno dopo il Signore mi ha suggerito questo: quando devi trattare delle mie cose, cerca di farlo senza indugio. Sicuramente non a caso, lo stesso giorno incontro una mia carissima amica, che ringrazio con affetto, e mi ha consigliato di fare un DVD che fosse la sintesi di questi 10 anni di grazie ottenute. Questo suggerimento per me è stata la risposta del Signore. Ognuno di noi è frutto del pensiero di Dio e bisogna che ci si abbandoni con fiducia alle sue azioni. Prima di tutto voglio ringraziare il Signore per le meraviglie che compie in questo progetto. Ringrazio il Vescovo, Monsignor Cristina, per avermi dato in anticipo la sua santa benedizione. Ringrazio i presenti a questa solenne celebrazione. Un particolare ringraziamento va alla Madre Badessa, Sor Chiara Maria, e alle sue consorelle per la fruttuosa disponibilità e accoglienza. Un valoroso grazie va al mio direttore spirituale, Padre Giustino Romano, che ha sempre avuto molta pazienza nel guidarmi e oggi mi reputo una privilegiata per la sua presenza in questo momento di grazie. Infine ringraziamo tutti insieme, con affetto, il celebrante Don Albert del Burundi, figlio del progetto d'amore, per l'amore che nutre verso questo progetto. Grazie. Questo che diceva Antonella è il DVD che raccoglie i frammenti di 10 anni di emozioni, di esperienze, di conoscenza anche fra noi che Antonella ci ha invogliato a far parte di questo progetto. Quindi ciascuno di noi riceverà questo DVD che potrà vedere con calma, con gioia, con affetto, sempre tutte le volte che penserà ad ognuno dei ragazzi che sono stati sostenuti da noi, ma soprattutto sarà un motivo in più per pregare, per essere segno di comunione per la Chiesa vicina e anche lontana. Ecco, adesso con Antonella distribuiremo questo. Il Signore, ringraziamo ancora il Signore per questi 10 anni di esperienza fatta insieme a Lui. Thank you.
nella parte e dall'allenamento un po' particolare è Dio che guida. Sono contento di essere qui perché ammiro il suo desiderio di amore. Lei vive nella sua pelle, si dice, no? Cosa vuol dire amare nella sua famiglia? Glorificate il Signore nella nostra vita.